mondo virtuale viene classificato come Massively Multiplayer Online World, cioè un ambiente digitale online popolato da utenti che possono esplorarlo, comunicare tra loro sia a voce che in chat, partecipare ai suoi eventi e addirittura modificare l'ambiente stesso. In povere parole, è una sorta di videogame che per molti aspetti simula le nostre vite reali, e non è un caso che il primo vero grande mondo virtuale si chiami Second Life. Mi chiamo Francesco Spadafina, abito in Piemonte, ma nei mondi virtuali sono conosciuto come Magic Flute. Sono qui per testimoniarvi la mia esperienza iniziata proprio in Second Life nel lontano 2007, proseguita in OpenSim per giungere finalmente oggi alla Social VR, ovvero la realtà virtuale finalizzata alla socializzazione. Una delle chiavi di lettura più importanti per comprendere i mondi virtuali sono le community, le comunità che si sviluppano al loro interno. Infatti, difficilmente l'esperienza potrà essere gratificante se si entra in un mondo virtuale e non si è in contatto con nessun altro utente o gruppo. Io ebbi la grande fortuna di capitare quasi per caso nell'isola di Vulcano, in Second Life, una vera e propria isola virtuale, sede di un esperimento sociologico avviato da David Orban. Su Vulcano, chiunque era libero di esprimere la propria creatività imbucando un progetto in un vaso virtuale posto al centro informazioni. Il mio progetto si chiamava Pyramid Café ed era un locale pubblico virtuale finalizzato alla socializzazione e alla trasmissione della conoscenza. Dovete sapere che ogni regione di Second Life dispone di un numero finito di prims, una specie di mattoncini Lego di varie forme, e chi dispone dei necessari permessi li può rezzare, ovvero li può materializzare nel mondo ridimensionandoli a piacimento e inserendo al loro interno degli script, delle istruzioni che gli conferiscono particolari proprietà. A Vulcano ogni progetto poteva utilizzare poco più di 100 di questi specialissimi mattoncini, ma il progetto Pyramid aggirava il problema utilizzando un Redzer. Un Redzer è uno strumento magico che fa apparire ambienti oppure oggetti virtuali. Pensate ad una scenografia teatrale che con un click cambia istantaneamente. In questo modo potevamo utilizzare migliaia di prims e creare decine e decine di ambientazioni. Il progetto Pyramid Café ebbe un immediato successo e, offrendo molte ambientazioni, dava anche la possibilità di realizzare numerosi eventi e format. Le collaborazioni con altri gruppi fecero nascere nostre sedi in Second Life e in poco tempo ne nacquero sulla piattaforma gemella chiamata OpenSim. Open Simulator è sostanzialmente la versione open source di Second Life. A differenza di quest'ultima, non è gestita da un'unica società, la Linden Lab, e ogni grid di OpenSim è indipendente e anche i costi sono decisamente inferiori. Pyramidusita venne fondata a Cyberlandia nel 2009. Il termine venne coniato da Salazar Stenbag, conosciuto anche come Claudio Pacchiega, e sancisce l'unione dei gruppi Pyramid Café e OpenSim Ita.
Oggi Cyberlandia non esiste più, ma da alcune sue regioni si è sviluppata la grid di Craft World, gestita da Raffaele Macis, dove è presente una community internazionale dal gusto italiano. Ed eccoci al Jubilee Expo di Craft World, dove 20 espositori mostrano le loro attività in questo mondo virtuale, nei settori dell'istruzione, dell'arte e dell'intrattenimento. Piramidosita è presente con un suo stand dove viene raccontata la sua storia dagli inizi fino a giungere ai nostri giorni attraverso dei pannelli interattivi. Benvenuti, mi presento, sono Piramidosita. Questo nome è nato dall'unione dei gruppi Pyramid Café e OpenSim Ita nel 2009. Il mio avatar sin da allora si prende cura dell'omonima isola in OpenSim e delle altre isole del continente. Spirit, ispirata all'isola della creatività Vulcano in Second Life, dove chiunque tutt'oggi è libero di creare ciò che vuole per sperimentare. Born to Learn, rimersa dalle sabbie del tempo in occasione dell'11° compleanno di Craft World. È la mitica isola del gruppo OpenSim Ita, dedicata alla trasmissione della conoscenza. Mergy Dreams, un'intera isola dedicata ad un progetto omonimo, la cui protagonista, Carmina Uletta, poetessa e pittrice, la definì una mostra sulla comunicabilità degli invalidi. In quest'isola ci si tuffa letteralmente all'interno dei suoi quadri, che sono ispirati da poesie in dialetto napoletano. L'isola di Mergy Dreams è un dono che alcuni residenti di Craft hanno realizzato per Carmen, che proprio grazie al virtuale poteva finalmente muoversi e incontrare persone. Ne fu talmente sorpresa che si commosse e noi con lei. I pannelli interattivi di questo stand vi raccontano la storia del gruppo Pyramid Café, Spirit of Vulcano, dall'inaugurazione in Second Life dell'11 gennaio 2008 fino all'approdo sulle piattaforme social VR dal 2020 in poi. È per me un vero piacere farvi da guida. Grazie per essere venuti a conoscere la nostra storia, il nostro presente ed anche il nostro futuro. Poi gli eventi ed i format nel corso degli anni si sono susseguiti nel metaverso fino ad arrivare alla cosiddetta ibernazione di Pyramid nel 2015. Dove sono state sospese le attività del gruppo nei mondi virtuali in attesa del nuovo che sarebbe arrivato, ovvero la realtà virtuale. Pasqua 2020, in pieno lockdown causato dalla pandemia Covid-19, gli owners attivi di Pyramid pongono fine all'ibernazione come segno di rinascita. Il luogo prescelto è l'isola di Solaris, in Second Life, luogo dove tutt'oggi esiste una piccola land che custodisce lo storico telecomando delle ambientazioni. Contestualmente allo scongelamento di Pyramid, iniziano i primi incontri in sinergia con il gruppo Edu3D, in Altspace VR, la piattaforma di Microsoft per la social VR, accessibile sia con i visori che con i computer. Edu3D è una comunità di pratica con base Craft che organizza gratuitamente corsi di Blender, Unity, realizzazione di escape room in ambienti virtuali ed altro ancora. È costituita da tutors e da molti insegnanti. Eventi come la VR al tempo del coronavirus e VR low cost tentano di dare risposte alla domanda: cosa ci possiamo fare con la realtà virtuale in questo momento particolare per non essere semplici fruitori di contenuti confezionati da altri, ma diretti produttori di contenuti sociali, artistici e culturali? Sempre nel 2020 nasce un nuovo format, il Magic Flute Show, ideato e condotto dal sottoscritto e realizzato grazie ad uno staff di collaboratori che oggi viene trasmesso in differita sul digitale terrestre nazionale da Sharing TV. È un vero e proprio talk show.
di volta in volta vengono invitati degli ospiti relatori che espongono i loro progetti, facilitando il più possibile l'interazione con il pubblico presente in sala. L'ultimo Magic Flute Show ha ospitato il seminario di Edu3D. Recentemente Mark Zuckerberg ha affermato che il visore Quest 2 è sulla buona strada per diventare il primo visore VR mainstream. In effetti stiamo notando anche qui in Italia una crescita continua di utenti sulle piattaforme social VR. Oggi è presente una nutrita community di italiani, la cosiddetta Meta Comitiva, nata grazie all'impulso del giovane Enrico Carmine Ciliberti, che già da tempo si è strutturata per organizzare eventi ed incontri di svago. In questo particolare periodo storico, segnato dalle restrizioni causate dalla pandemia, una forma aggregativa di questo tipo può risultare preziosa. A gennaio di quest'anno, il 13° compleanno di Pyramid Café è stato festeggiato insieme a questa allegra comitiva. Attualmente ci sono diverse piattaforme social VR. Alcune sono state create per scopi ludici, altre invece possono essere utilizzate anche per conferenze e formazione, sia per le scuole che per le aziende. Partiamo da Mozilla Labs, particolarmente apprezzata da insegnanti e tutors di Edu3D, perché è fruibile anche da PC e smartphone. Infatti vi si può accedere dal proprio browser in modo estremamente semplice. Gli ambienti creati possono essere condivisi ad altri utenti e si accede con un invito. Altspace VR è quella che al momento utilizzo di più, perché è particolarmente indicata per eventi e conferenze. Presenta ambienti già pronti e personalizzabili, dotati degli strumenti necessari alla moderazione di una platea di spettatori, schermi per trasmettere video e pagine web. Anche qui c'è la possibilità di creare ambienti chiusi, accessibili solo ad invito. Si accede anche da computer e si possono importare ambienti creati con programmi terzi. VRChat è la più antica e probabilmente la più popolosa piattaforma. È accessibile sia con i visori che con i computer. È amatissima dai giovani, soprattutto per la facilità con la quale è possibile copiare ed indossare avatar differenti. Anche VRChat dà la possibilità di importare ambienti e proprio su questa piattaforma inaugureremo la prossima sede di Pyramid Café. Ci sono altre piattaforme di social VR, ne nominiamo alcune come Rec Room, amatissima anche questa dai giovani, proprio per la sua creatività e la possibilità di creare da zero giochi per amici e squadre. Engage, decisamente orientata ad aziende, meeting, formazione. In ultimo, non possiamo non nominare Horizon, la piattaforma che è attualmente in fase di test in diverse nazioni. Al momento non è accessibile dall'Italia e anche per questo c'è molta attesa. Sono Francesco Spadafina, o se preferite Magic Flute. Grazie per avermi seguito in questo splendido viaggio nei mondi virtuali.